sono venuto per introdurre il presidente Casini. Questa è, cioè, la vera essenza della mia presenza qui. Presenza che nasce dal fatto che io, quando leggo il nome del professor Cassese, batto i tacchi e corro. Quindi queste due cose. Ma già che sono qui, approfitto per intanto esprimere l'apprezzamento dell'associazione, del nostro rapporto con IRPA, del fatto che possano nascere pomeriggi come questo, con persone così autorevoli, sia tra i relatori sia tra il pubblico, ad ulteriore appunto dimostrazione di come questa cosa funzioni e di come abbia senso per l'associazione Civita, perché il lavoro che noi come associazione stiamo cercando di portare avanti è proprio quello di estendere il termine della cultura. L'associazione nasce tantissimi anni fa per mettere insieme il pubblico e il privato nell'ambito dei beni culturali, in estrema semplificazione. Credo che col passare degli anni pubblico e privato sui beni culturali collaborano e interagiscono, anche se c'è molto da fare. Credo che ci sia un gap culturale forte che si è sviluppato nel nostro paese e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo. E quando parlo di gap culturale, parlo anche di più ampia comprensione di quali devono essere i rapporti tra privato e pubblico, portando questo concetto oltre i beni culturali. Ed è chiaro che un grande tema che è collegato al titolo, legato all'incontro di oggi, è proprio il rapporto con la pubblica amministrazione. Ed è assolutamente evidente che noi, proprio a livello sociale, a livello di percezione popolare, abbiamo completamente perso il senso del valore della pubblica amministrazione. Ed è assolutamente evidente che nel corso degli anni alcune inefficienze hanno fatto perdere fiducia nella pubblica amministrazione ai cittadini, ma siamo arrivati ad immaginare e a teorizzare un mondo nel quale la pubblica amministrazione è un problema e non è una potenziale soluzione. Ed è evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, quanto questo crei danni, quanto questo peggiori la nostra condizione di essere cittadini, ma soprattutto crei un gap fortissimo rispetto alle altre nazioni, che per quanto sono battute da venti populistici, da problematiche simili alle nostre, non sono arrivate a questo grado di disconnessione tra il privato e il pubblico. E per questo credo che un pomeriggio come questo sia molto importante, credo che sarà interessante per tutti noi ascoltarvi, credo che riportare al centro del dibattito la pubblica amministrazione intesa come uno strumento, non un corpo intermedio che rallenta l'autonomia dei cittadini e la funzionalità del paese, ma come uno strumento fondamentale per fare in modo che il paese funzioni, sia una discussione necessaria. Per fare questo c'è bisogno di persone di qualità e c'è bisogno di persone che abbiano un grado di competenza superiore alla media. Tutti elementi che questo pomeriggio ci sono, quindi io nel lasciare la parola al presidente Casini vi ringrazio ancora una volta per l'opportunità. Grazie. Poche parole per fornire alcune informazioni di contesto rispetto a questo incontro, di cui come IRPA siamo veramente felici di aver contribuito ad organizzare. E ringrazio, oltre che l'Associazione Civita, tutti i relatori di essere qui con noi. Le informazioni di contesto riguardano la rivista trimestrale di diritto pubblico, che poi è la protagonista di questo incontro. E la rivista che si avvicina ai 70 anni di vita, saranno nel 2021, quindi credo che siano già in corso pianificazioni di celebrazioni e festeggiamenti, e oltre a essere tra le più prestigiose nel settore, ricordo che quando nacque nel 1951 ospitò la celebre recensione di Costantino Mortati alle lezioni di diritto amministrativo di Massimo Severo Giannini. Questo per dare l'idea della rivista di cui stiamo parlando e dopo una prima fase legata al fondatore Guido Zanobini, in cui sarò breve, non ripasso tutti i 70 anni, non vi preoccupate, in cui in realtà paradossalmente la rivista aspirava a essere un luogo per i giuristi, un luogo per i soggetti giuristi e un luogo di dibattito per i giuristi puri, secondo il metodo orlandiano, riuscì poi progressivamente negli anni 60 e a partire dagli anni 70, quando con la vice direzione di Sabino Cassese, che sostanzialmente si occupa della rivista da quasi 50 anni, ci fu il cambio editoriale, cioè come la vedete oggi è come era 50 anni fa, come copertina, e un cambio di politica editoriale.
e sono particolarmente felice che quel cambio di politica editoriale, ossia di apertura a studi monografici, a fascicoli dedicati a singole tematiche, a dialogo tra giuristi e non giuristi, lo ritroviamo esattamente nel fascicolo di oggi. In quello che era la prefazione all'indice cumulativo dei 50 anni della rivista, Sabino Cassese ricostruiva questo percorso elencando i fascicoli tematici della rivista trimestrale di diritto pubblico su temi come il controllo della Corte dei Conti, le regioni, temi diciamo di attualità come quello che discutiamo oggi. Per cui vediamo una certa continuità che, e qui vengo al secondo dato di contesto, l'Istituto di Ricerca per la Pubblica Amministrazione, fondato da Sabino Cassese e i suoi allievi e a quel tempo anche già colleghi professori di diritto amministrativo nel 2004, compie 15 anni e è stato un luogo naturale dove anche far incontrare la rivista trimestrale di diritto pubblico. Al punto che sono ormai 10 anni che sul sito dell'Istituto è possibile consultare e trovare parte della rivista trimestrale in un'operazione tra l'altro di potenziamento, che è quello che la rivista ha sempre fatto. Io mi ha colpito, rivedendo i fascicoli passati, che nel 1984 la rivista trimestrale, a conferma di quanto poi chi la dirigeva trovava importante l'attività conoscitiva, istruttoria della pubblica amministrazione, svolse un'indagine su se stessa. Cioè pubblicato tutta un'analisi di dati quantitativi sulla rivista stessa, cioè su come la rivista era, su che tipo di prodotto era stato pubblicato, su quanto era consultato. Chiudo nel lasciare poi la parola ai relatori con un'ultima informazione di contesto, meglio questo è più se vogliamo anche un omaggio all'associazione che ci ospita. Leggendo questa frase, le condizioni del paese sono estremamente contraddittorie. Direi che la situazione materiale è apparentemente eccellente, quella morale catastrofica. Dico apparentemente perché il debito pubblico è una carica di dinamite che abbiamo sotto il sedere. Chi scrive è Antonio Maccanico nell'89, in occasione del 25 aprile, nei diari di Antonio Maccanico che sono stati recentemente pubblicati in uno degli ultimi volumi. Però ecco, quest'idea della doppia Italia, questa idea delle due Italie che oggi probabilmente abbiamo trovato anche espresse addirittura nel governo del paese, credo sia un po' il filone che abbiamo anche ritrovato nello studiare la pubblica amministrazione, ossia questo doppio volto di qualcosa che sembra andare male e poi miracolosamente comunque va bene, o qualcosa che invece si pensa che va bene ma in realtà va molto male. Grazie. Parola per darla a chi ha veramente il potere di spiegare questo argomento importante che tratta questo numero della rivista trimestrale di diritto pubblico e che alla fine anche noi giornalisti e noi cittadini italiani trattiamo e sul quale ci interroghiamo tutti i giorni, che è quello del perché l'amministrazione italiana non sembra in grado di funzionare come le amministrazioni più efficienti in Europa e qual è il suo rapporto con la politica. Ci sono alcuni saggi illuminanti, sicuramente quello del professor Cassese e quello di Lorenzo Casini, proprio su questo argomento, e leggendoli, veramente vi consiglio di vederli, non ho potuto fare a meno di pensare a un lavoro di economisti che confermano in pieno le vostre tesi, in particolare un lavoro di un, secondo me, grande economista italiano che è Luigi Guiso, con altri colleghi, che sta per pubblicare in una rivista americana, è molto complesso, però fa vedere come si è deteriorato il processo di legiferazione nella qualità delle leggi. Loro hanno usato degli strumenti di intelligenza artificiale per misurare il numero di gerundi nelle leggi, la lunghezza delle leggi, la lunghezza delle frasi nelle leggi, la quantità di rinvia a altre leggi nelle leggi, e in buona sostanza la violazione delle regole del manuale del professor Cassese su come si scrivono buone leggi, e fanno vedere che c'è un deterioramento molto visibile. E in due righe, è uno studio complesso, però in due righe vi leggo proprio il loro riassunto estremo. Quando le istituzioni burocratiche sono inefficienti, gli effetti delle leggi sono difficili da valutare.
E i politici incompetenti, che Guiso e i suoi colleghi misurano sulla base del reddito che questi politici avevano o non avevano prima di essere eletti, e dunque per semplicità decidono che sono incompetenti i politici che non avevano reddito prima di essere eletti e che dunque non avevano probabilmente un mestiere. Dunque i politici incompetenti approvano leggi per acquisire la reputazione di abili riformatori, ma troppe e spesso contraddittorie leggi possono causare il collasso delle istituzioni, portando all'emersione di steady states diversi, dunque o positivi o negativi, durante un aumento temporaneo dell'instabilità politica. I politici, per segnalare il fatto che loro sono attivi e dunque farsi rieleggere, approvano più leggi proprio per mostrare questo attivismo. E questo può spostare in permanenza l'economia verso uno steady state kafkiano da incubo. Ora, e questo è un riassunto di poche righe di uno studio di 60 pagine con dei dati impressionanti che confermano empiricamente la vostra tesi sull'influenza negativa della politica sulla qualità delle leggi e dunque sulla capacità dell'amministrazione di funzionare, per poi naturalmente dare tutte le colpe all'amministrazione quando la burocrazia diventa lenta. È un tema fondamentale che ci occupa e preoccupa tutti, sul quale inizierei a dare, abbiamo, vedete, uno dream team di persone della massima competenza, le presenterò una a una mentre do loro la parola, e inizierei da Daniele Franco, che è ragioniere generale dello Stato, oramai ufficialmente uscente, ufficialmente entrante, vice direttore generale della Banca d'Italia. Prego, dottor Franco. Allora, grazie. Devo dire che ho letto con piacere questo volume. Adesso non capita spesso un economista di cercare di leggere vari articoli scritti da eminenti giuristi. Devo dire, ho faticato molto, ma penso di aver capito una parte forse significativa del testo, che lo trovo molto interessante, soprattutto per chi voglia capire i problemi della pubblica amministrazione in Italia. Mi sembra che il punto di partenza del volume è che lei la constatazione, il professor Cassese lo dice all'inizio, lui dice di rado l'amministrazione pubblica in Italia è stata sottoposta a tante critiche, quindi la constatazione è che l'amministrazione pubblica è sottoposta a pesanti critiche, è percepita spesso nei media, altrove, come un ostacolo alla ripresa del paese, da alcuni forse anche come l'ostacolo principale. Le cause, di nuovo il professor Cassese le riassume nell'introduzione: l'esondazione legislativa, lo spoil system, la minaccia dei controlli che incentiva l'inerzia da parte degli amministratori, la dominanza della preparazione giuridico-formale e la carenza di capacità tecniche. Quando si arriva alle soluzioni, il volume indica varie, da molte indicazioni. Emerge però, mi sembra, la difficoltà di modificare significativamente con una bacchetta magica il funzionamento dell'amministrazione. Vi è tra le righe quasi un senso tra gli autori, un senso della ineluttabilità delle difficoltà della crisi dell'amministrazione. Quindi, insomma, nel complesso io credo sia difficile non concordare con tutto questo. Lorenzo Casini dice: beh, servirebbe una riforma organica, assolutamente, però intanto conviene cominciare con interventi mirati, rapidi, e credo che anche questo sia assolutamente condivisibile. E io adesso vi proporrò alcune riflessioni prendendo lo spunto da quello che Lorenzo auspica. Allora, un primo punto è insomma, la nostra stagnazione siamo sicuri che dipenda tutto e solo dalla burocrazia, perché se noi crescessimo come nei primi 3-4 decenni dopo la guerra non ci staremmo ora a preoccupare molto della pubblica amministrazione, obiettivamente.
Ora, noi sappiamo che l'Italia ancora non è riuscita a recuperare il livello produttivo del 2007, sappiamo che nei 10-15 anni precedenti è cresciuta molto meno degli altri paesi, diciamo, a noi omologhi. Ora sappiamo che tutto questo ha nella regolamentazione, nella qualità della regolamentazione, nel modo in cui l'amministrazione funziona, una delle sue cause. Le indagini sul doing business, che hanno molti limiti, comunque quella della Banca Mondiale dice che l'Italia è al 51esimo posto, che non è una performance bellissima. Il World Economic Forum Competitiveness Index ci mette al 31esimo posto, però ci mette al 56esimo per le istituzioni e, se andiamo a scavare, al 136esimo per il burden della regolamentazione governativa, al 137esimo, quindi sostanzialmente in fondo alla lista, per l'efficienza del sistema legale nel risolvere le dispute. Quindi è ovvio che la performance non sia brillante e quindi è anche ovvio che questa vada migliorata. Però il punto che volevo fare qui è che non bisogna scordare che la nostra crisi, la nostra stagnazione ha cause un po' più complesse. Insomma, questa è una delle clausole, però la specializzazione settoriale del nostro settore manifatturiero è altrettanto importante, la dimensione delle nostre imprese è altrettanto importante, la stagnazione della produttività nel settore privato è pure importante, così come il livello di tassazione che riflette il livello di spesa, così come le carenze di capitale umano nel nostro paese. Quindi se pensiamo e se vogliamo uscire dalla stagnazione della nostra economia, riformare, intervenire sull'amministrazione pubblica e il quadro regolamentare è ovviamente essenziale, ma insomma è parte di un tassello, di una serie di interventi che devono necessariamente essere più ampi. Secondo punto è crisi dell'economia, crisi della burocrazia. Allora, una considerazione è che le difficoltà delle nostre amministrazioni pubbliche sono probabilmente anche frutto degli interventi che necessariamente negli ultimi 10 anni sono stati operati sulla spesa pubblica, sono stati operati perché il PIL non cresceva e quindi le entrate non crescevano, anzi si riducevano, e per il problema della gestione del debito pubblico. Ma se prendete il periodo 2008-2018, la spesa pubblica corrente, quindi tolti gli interessi, è aumentata in Italia del 16% in termini nominali, in Germania del 40%, in Francia del 30%. Visto che l'inflazione è stata molto simile, questo vi dà anche un'indicazione sul fatto che la dinamica della spesa è stata molto diversa in Italia rispetto ai due altri principali paesi dell'area dell'euro. In termini reali, la spesa primaria complessiva in Italia, quindi tolti la spesa pubblica, tolti gli interessi, è rimasta invariata nel decennio in termini reali. Se togliete le prestazioni sociali, essenzialmente pensioni, ammortizzatori, è scesa dell'8%. Questo vuol dire che la macchina pubblica costa ora quasi il 10% meno di quanto costava 10 anni fa. Quindi ora è chiaro che vi erano margini di efficienza da recuperare, e sprechi e così via. È anche vero però che il blocco delle assunzioni, il forte invecchiamento degli organici, del pubblico impiego, difficilmente possiamo pensare che questi sviluppi non abbiano avuto effetti negativi sulla qualità dei servizi. Questo per dire che è vero che l'amministrazione pubblica italiana non aiuta la crescita, è anche vero che la stagnazione non aiuta la buona performance dell'amministrazione pubblica italiana, che da 10 anni vive in una situazione di difficoltà di programmazione, di tagli necessari ma ripetuti. Quindi in qualche modo siamo entrati in un circolo vizioso. Adesso il punto adesso è quello di usare concretezza e pragmatismo per cercare le soluzioni che aiutino le amministrazioni pubbliche a migliorare i servizi e a continuare a recuperare margini di efficienza. Terzo punto, allora credo i testi
si concentrano sulle funzioni regolatorie e amministrative della pubblica amministrazione e sulla dimensione giuridica dell'attività della pubblica amministrazione. Ora, questo ovviamente la dimensione giuridica è importantissima, però larga parte dei dipendenti della pubblica amministrazione in realtà producono servizi per il pubblico, in cui l'aspetto credo prioritario è il processo di produzione e di gestione del servizio. Pensate all'istruzione. Noi abbiamo 1.200.000 dipendenti pubblici tra scuole e università che producono servizi educativi. Abbiamo 650.000 lavoratori del settore pubblico nella sanità, circa 500.000 tra difesa, ordine pubblico e vigili del fuoco, un altro 500.000 nei governi locali. Ora, in tutti questi casi l'aspetto, come dire, della governance regolamentare è importante, ma quello che conta soprattutto è come questi servizi sono gestiti, il rapporto tra gli input, gli output, come si seleziona. Come funzionano questi servizi? Prendete il caso dell'istruzione che citavo prima. Noi spendiamo relativamente poco per l'istruzione se confrontate l'Italia con gli altri paesi. Abbiamo dall'altro lato il fatto che tra i 25 e i 34 anni italiani quelli che non hanno un diploma sono molti di più che negli altri paesi, il 25% contro una media OCSE del 16%. I cosiddetti NEET, quelli che non studiano, non lavorano, tra i 15 e i 20 anni in Italia sono il 23%, nei paesi OCSE sono il 16%. Nei test PISA l'Italia è al 33esimo posto, dopo Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Quindi spendiamo molto poco, abbiamo una performance che in termini di formazione di capitale umano non è brillante. Quindi adesso il punto è che per ciascuno di questi settori uno dovrebbe, al di là dell'aspetto regolatorio, occorrerebbe proprio esaminare come i singoli servizi sono gestiti, prodotti. Credo che questa è un'analisi in cui gli aspetti, diciamo, giuridici dovrebbero essere associati a quelli economici e gestionali. Nel fascicolo, credo, in vari punti si fa riferimento al fatto che la struttura per età del pubblico impiego è verso l'alto, abbiamo un'età media che è relativamente elevata e l'Italia tra i paesi industrializzati è quello che ha in effetti la quota più alta di dipendenti pubblici sopra i 55 anni, sono il 45% contro il 24% degli altri paesi, che il 45% è una percentuale altissima. La ragioneria alcune strutture territoriali soprattutto dove l'età media in alcune strutture si avvicina ai 60 anni. Il numero di dipendenti pubblici con meno di 35 anni è in Italia pari a circa il 2%, negli altri paesi OCSE circa il 18%, questo di nuovo. Quindi tutto questo ci dice che negli anni prossimi molte persone si pensioneranno, molte persone dovranno essere assunte e questa è indubbiamente un'occasione unica, come viene anche indicato nel libro, nel volume, per rinnovare il pubblico impiego. E credo che questo sia uno dei temi che dovremmo molto concretamente affrontare nei prossimi anni. Qui il punto è assumere, dico delle cose ovvie, assumere le persone giuste, con le qualifiche giuste, negli enti giusti, nei luoghi del paese giusti. E quindi servirebbe una programmazione pluriennale dei concorsi e soprattutto un ripensamento dei meccanismi concorsuali, visto che si dovranno assumere centinaia di migliaia di persone nell'arco di alcuni anni. Io credo che questo sia uno degli interventi concreti che, di programmazione e gestione dei concorsi che possono essere fatti, che non richiedono grandi oneri, credo sia un intervento mirato che consentirebbe nell'arco di alcuni anni di migliorare la qualità della pubblica amministrazione. Un caso interessante, credo sarà un buon test,
è quello del settore sanitario. Voi pensate al caso dei medici, e i medici sono formati da strutture pubbliche, con un numero chiuso definito da strutture pubbliche, sia nella prima fase, prima laurea, sia nella specializzazione, sono poi assunti prevalentemente da strutture pubbliche. Quindi, e il processo di produzione di un medico è circa di 10 anni. Quindi questo è un caso in cui il settore pubblico dovrebbe, nelle sue varie componenti, trovare un coordinamento e definire da qua a prossimi 10 anni quali e quanti medici saranno necessari. Quindi se riusciremo a fare questo, credo questa sarà un'indicazione che riusciamo a fare dei passi in avanti. Il professor Saltari individua nel Dipartimento del Tesoro del MEF, nella ragioneria, due importanti strutture tecniche dell'amministrazione pubblica. Io ovviamente concordo, aggiungerei anche il Dipartimento delle Finanze, che ha il direttore qui davanti. Credo che nell'ambito del MEF vi siano, oltre al Tesoro e ragioneria, anche altre strutture molto efficienti ed efficaci. La ragioneria occupa una posizione particolare perché da un lato è parte dell'apparato di governo, gestisce il bilancio e varie altre attività per il governo, per il MEF, dall'altro lato anche una funzione di tutela finanziaria dell'apparato statale, e in questo luogo, in questo ruolo deve far rispettare la Costituzione e le regole contabili, e in qualche momento deve ovviamente porre dei limiti per applicare, per far rispettare le regole contabili anche a iniziative legislative o di politica economica. E questi aspetti sono ben spiegati nell'articolo del professor Saltari, che si sofferma giustamente sul ruolo della cosiddetta bollinatura. E io qui vorrei ricordare che, sottostante la firma che il ragioniere generale appone, la cosiddetta bollinatura, vi sono le stime riguardanti gli oneri dei provvedimenti gli effetti delle misure di copertura, e spesso sono oneri di difficile quantificazione. E qui è importante che la ragioneria... Il microfono va, scusate, va e viene. Io non lo tocco, ma a volte fa da solo... Io, no. Vedete che io non lo tocco, qui è importante che la ragioneria sia, come si direbbe in inglese, unbiased, cioè produca delle stime che sono né ottimistiche, sistematicamente ottimistiche, né sistematicamente pessimistiche. A posteriori gli errori devono essere da entrambi i lati, ed è quello che noi cerchiamo di fare, cercando di andare sulla stima che riteniamo più probabile, e credo che a posteriori, negli ultimi anni, abbiamo sbagliato più o meno ugualmente dai due lati. Un altro aspetto credo rilevante dell'attività della ragioneria è la formulazione del quadro tendenziale di finanza pubblica. Questo è un aspetto che spesso non è così noto, ma se il quadro tendenziale è l'indebitamento netto previsto per l'anno prossimo, è dello 0,1% del PIL, più alto o più basso, questo aumento riduce la manovra correttiva di 2 miliardi. Anche in questo caso quello che noi cerchiamo di fare è di essere neutrali nelle nostre previsioni. Credo che negli ultimi anni abbiamo mostrato che le nostre previsioni, tolte gli effetti del quadro macroeconomico che recepiamo, sono state previsioni sostanzialmente confermate dai fatti successivi. Io credo che questi ruoli possono essere svolti solo se la ragioneria è autonoma sotto il profilo tecnico, e per essere autonoma sotto il profilo tecnico la ragioneria deve essere autorevole, di nuovo sotto il profilo tecnico, e deve essere percepita come assolutamente neutrale nell'arena politica. E credo che questo sia quello che abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni. L'autorevolezza si basa ovviamente sulla competenza giuridica, economica, contabile,
si basa sull'essere aggiornati sotto il profilo tecnologico, sul base anche sull'essere sempre presenti nel processo legislativo, si basa soprattutto sulla capacità di spiegare i motivi sottostanti le proprie decisioni, di argomentare perché si suggerisce si propone un numero anziché un altro. Credo che nel contesto odierno non vi può essere autonomia tecnica se non vi è una certa dose di accountability e di trasparenza. Io penso che la ragioneria abbia tre punti di forza, che comunque sono sottolineati in qualche modo anche in vari modi nell'articolo del professor Saltari. Innanzitutto la visione integrata di tutto il sistema di finanza pubblica, poi la conoscenza approfondita degli aspetti economici, giuridici e contabili e soprattutto l'impegno, la serietà e la correttezza del personale. Come sapete, io sono approdato in ragioneria da un'altra istituzione, devo dire che queste sono le caratteristiche che posso dire con assoluta onestà di avere trovato. La ragioneria però, e questo vale per la ragioneria, vale anche per gli altri dipartimenti del tesoro che conosco e forse per molti altri dipartimenti che conosco bene, che conosco meno, deve operare in un contesto normativo dove ogni cambiamento organizzativo richiede tempi lunghi, ogni cambiamento anche piccolo richiede tempi che nel settore privato sarebbero inconcepibili. Opera con canali di reclutamento che spesso sono lenti, inadeguati, opera spendendo pochissimo per la formazione. Questo vale, credo, per tutte le strutture del MEF, ma credo valga anche per le strutture degli altri ministeri. Quindi un punto su cui riflettere è se un dipartimento o più dipartimenti che devono essere operativi tutto l'anno e devono reagire a richieste in tempi molto rapidi non devono disporre di una maggiore autonomia operativa. Non dico autonomia nelle scelte di politica, questo non è certo il caso, ma autonomia operativa nelle scelte gestionali. Da quando sono entrato al MEF, in 6 anni il MEF ha potuto organizzare soltanto un concorso per funzionari, adesso un altro concorso andrà in porto l'anno prossimo, ma è difficile pensare a un'istituzione così grande che non sia alimentata regolarmente sia di funzionari sia di dirigenti. Credo che il numero di dirigenti e funzionari che al MEF segue il bilancio pubblico, la spesa, il debito pubblico, le previsioni macroeconomiche, le relazioni internazionali, le questioni bancarie, le imprese pubbliche e vari altri temi è assolutamente limitato rispetto alla molteplicità delle funzioni. Quindi il problema non è avere più persone complessivamente nel sistema dei ministeri italiani, ma avere forse dei nuclei di persone più preparate e in media anche più giovani. Altro punto è che la questione della struttura retributiva, adesso non vorrei adesso aprire quel vaso di Pandora, però noi MEF continuiamo a perdere buoni funzionari perché la retribuzione dei giovani funzionari è assolutamente poco competitiva. Ultimo punto, il professor Saltari tocca la questione delle tecnostrutture e del loro ruolo. Io credo che non bisogna avere paura che vi siano strutture tecniche forti, ma bisogna invece preoccuparsi di averne poche e di averne deboli. Abbiamo, parlando dell'esperienza ministeriale, alcuni ministeri, grandi ministeri, che insomma sono ben organizzati, e parlo della MEF, della difesa, degli interni, degli esteri soprattutto, che andrebbero come rafforzati con nuove missioni di giovani. Abbiamo però altri ministeri con strutture più gracili. Noi dovremmo puntare a portare questi ultimi ministeri, credo che il professor Lorenzo Casini ha lavorato in uno di questi, portare questi ministeri al livello sia quantitativo che qualitativo dei ministeri più importanti. Questo sia un salto che il Paese dovrebbe fare, che non richiede assunzioni di massa, richiede probabilmente poche centinaia di assunzioni.
Credo anche che alla cultura giuridica, che finora è stata predominante, vada associata alla cultura economica e quella tecnica, ma credo che le aziende di successo sono spesso aziende che hanno un mix di professionalità diverse. Devo dire, una delle esperienze più interessanti della mia vita è avere al MEF, qui c'è il professor Garofoli, avere incrociato i giuristi dei dipartimenti del MEF, ma anche del legislativo e del gabinetto. Credo che l'esperienza per un economista che non aveva quasi mai visto fisicamente un giurista prima è stata la convivenza, credo però sia stata molto fruttuosa. Io ho imparato tantissimo e credo che il mix di professionalità diverse sia essenziale. Ora, in una tecnostruttura ovviamente vi sono degli evidenti trade-off, serve personale molto specializzato, ma occorre evitare che si creino circuiti autoreferenziali. Serve che le strutture tecniche abbiano un certo grado di discrezionalità, ma occorre anche evitare ogni abuso di questa discrezionalità a scopo politico o personale. Le strutture amministrative devono poi avere contatti col mondo esterno, una burocrazia non può non avere contatti con il mondo esterno, cioè perché è un servizio che deve rivolgere al Paese. E qui il rischio è che questo ovviamente è quello dei rapporti con i gruppi di pressione, quindi ci sono dei trade-off abbastanza evidenti. Credo che la risposta passa attraverso procedure trasparenti, meccanismi di mobilità, meccanismi di audit, di rendicontazione, come dicevo prima l'accountability e la trasparenza sono il cuore di quello che dobbiamo fare. Io credo che se tutti questi problemi possono essere affrontati, e credo però il punto finale che volevo fare è che insomma le strutture dei ministeri di un grande paese come il nostro devono avere nel proprio interno le stesse competenze tecniche di coloro che gestiscono imprese, banche, istituzioni private italiane e straniere. Occorre che ci sia un matching della qualitativo e di professionalità. Occorre che abbiano le stesse competenze tecniche di chi lavora nelle strutture analoghe degli altri paesi e anche negli organismi internazionali. Credo che questo sia un po' l'obiettivo su cui andare. Grazie. Grazie a lei, dottor Franco. Stiamo parlando di un argomento eminentemente giuridico con profonde implicazioni economiche e ci muoviamo da un economista che conosce molto bene l'amministrazione a un giurista che conosce molto bene la gestione dell'economia italiana, perché Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è stato per tanti anni capo del gabinetto del ministro dell'economia con diversi ministri e prima ancora ha avuto importanti esperienze al vertice dell'amministrazione della presidenza del Consiglio, dunque ci può dare un punto di vista molto ricco da questo punto di vista. Prego, dottore. Grazie. E anch'io, come Daniele Franco, procederò per spunti tratti da questo gran bel fascicolo della trimestrale di diritto pubblico che è denso non soltanto di analisi ma anche di stimoli, di suggerimenti. Un ringraziamento e una premessa, forse due premesse. Il ringraziamento è ovviamente al professor Cassese, al professor Casini, ma alla scuola Cassese. Alla scuola Cassese perché in uno ad altre scuole, credo da sempre in questi anni, ha svolto un ruolo di supplenza anche sul tema dell'amministrazione, della riforma dell'amministrazione, ed è un ruolo questo di fondamentale importanza in un paese come il nostro, nel quale in disparte alcune associazioni, fondazioni culturali, mancano centri di elaborazione di idee sul tema anche dell'amministrazione. La stessa amministrazione pubblica, spesso sguarnita di adeguati uffici studi, non è in grado, pur conoscendo le proprie criticità, ecco, di elaborare politiche pubbliche, politiche riformiste. E la premessa è una premessa che potrebbe andare bene per qualsiasi discorso sulla pubblica amministrazione, una premessa volta, come dire, a rimarcare la doppia anima di questa spesso bistrattata ma talvolta non compresa branca del diritto, che è il diritto amministrativo.
uno studioso inglese, per evidenziarla, rimarcarla, questa doppia funzione del diritto amministrativo, ha utilizzato una metafora tratta dalla segnaletica stradale, evidenziando che il diritto amministrativo svolge una funzione di luce rossa e luce verde. Luce rossa perché il diritto amministrativo nasce storicamente come argine al potere amministrativo, argine contro l'esercizio arbitrario del potere, garanzia del cittadino contro le decisioni illegittime o ingiuste dell'amministrazione e quindi come componente essenziale di uno Stato di diritto. E luce verde perché il diritto amministrativo deve essere funzionale alla realizzazione delle politiche pubbliche, deve essere, come dire, l'apparato pubblico e l'amministrazione pubblica deve concorrere, deve essere tecnicamente adeguato a farlo, concorrere a realizzare, appunto, a soddisfare gli interessi pubblici. Ora, nella combinazione di questo doppio profilo, l'anima del diritto amministrativo, ed è una doppiezza, si è detto, ineludibile, pena il rischio che il diritto amministrativo sia il diritto del principe, tale non può essere, oppure viceversa il diritto delle garanzie, ma sarebbe paralizzante del potere amministrativo. Questa premessa è utile per qualsiasi discorso sulla pubblica amministrazione, credo che debba essere tenuta in considerazione esaminando i diversi aspetti, molti dei quali esaminati nel volume, quello dei rapporti tra politica e amministrazione, tra dirigenza e decisori politici, quelli relativi alle modalità di esercizio della funzione amministrativa, quelli relativi al ruolo e all'intensità del sindacato che spetta al giudice amministrativo, di cui si occupa Luisa Torchia nel volume. Questa è la premessa. In realtà, ecco, un'altra premessa, non so se indicarla come premessa o entrare direttamente nei temi, è quella della, ecco, la difficoltà di affrontare i discorsi sull'amministrazione è legata anche alla eterogeneità delle amministrazioni e all'eterogeneità anche con cui i diversi aspetti e i diversi problemi si atteggiano se riferiti all'una o all'altra amministrazione. Spesso negli studi di diritto amministrativo, ma anche nei tentativi di riforma, si segue una logica unificante che però è fuorviante, perché le amministrazioni sono tra loro del tutto diverse. E per esempio il tema, ecco, del rapporto tra politica e amministrazione, che è uno dei temi su cui mi vorrei soffermare, in uno a quelli del declino tecnico cui ha fatto cenno Daniele Franco e a quello dell'attuazione delle riforme amministrative. Poi c'è il tema della giustizia, ma non so se ci arriverò. E, dicevo, il tema della separazione tra politica e amministrazione, dei rapporti tra dirigente e politica, delle modalità di nomina e revoca del dirigente pubblico. È un tema che forse non può essere trattato nello stesso modo, ecco, a seconda, come se fosse uguale per il ragioniere generale dello Stato e per il dirigente di un ufficio comunale, o per il dirigente, il ragioniere generale dello Stato e, senza nulla togliere a questi ultimi, e il dirigente dell'ufficio, vedevo Salvo Anastasi, cinema del MIBACT. E io credo che un tema come questo, quello dei rapporti tra politica e amministrazione, meriti di essere calibrato sulla, come dire, ruolo affidato alle singole figure di vertice, sulla natura delle funzioni pubbliche loro assegnate, sulla consistenza degli interessi dagli stessi presidiati. La difficoltà e la questione, come è noto, è quella di trovare un punto di equilibrio tra, ecco, di garantire che i dirigenti siano sensibili agli indirizzi della politica ma non dipendenti dai politici, e quindi di trovare un punto di equilibrio tra una inamovibilità che deresponsabilizzerebbe il dirigente e una revocabilità ad libitum che politicizzerebbe il dirigente. E però questo punto di equilibrio io penso debba essere calibrato su ruolo, funzioni e interessi. E ci sono ruoli, funzioni e interessi che pongono in prima linea l'esigenza dell'imparzialità e quindi dell'indipendenza statutaria del dirigente, e ruoli, funzioni e interessi invece che, come dire, reclamano una maggiore sensibilità del dirigente agli indirizzi degli organi politici. Lorenzo Saltari, lo citava prima Daniele Franco, nel suo saggio, ecco, evidenzia la dimensione costituzionale ed europea della base giuridica delle funzioni assegnate alla Ragioneria Generale dello Stato.
Ecco, io penso che ruolo, funzioni e interessi presidiati dalla Ragioneria Generale dello Stato, la fedeltà del bilancio pubblico, la tutela della finanza pubblica, per esempio, ecco, sono ruolo, funzioni e interessi che pretendono una rafforzata indipendenza, non imparzialità soltanto, ma indipendenza statutaria. E che quindi, per esempio, la durata del mandato del ragioniere in qualche parte possa essere in qualche modo disallineata dalla durata dei mandati dei governi, e che il processo di nomina conseguentemente del ragioniere generale possa essere in qualche modo allargato, possa essere esteso, possa essere ripensato. Ecco un esempio per evidenziare come i discorsi sull'amministrazione pubblica debbano tener conto di questa eterogeneità delle amministrazioni pubbliche. Il secondo tema è quello che è sviluppato nel saggio di Lorenzo Saltari, quello sul declino tecnico delle amministrazioni pubbliche. Lorenzo, che con cui abbiamo lavorato insieme in questi anni al MEF, ne cita alcuni che a suo avviso sono testimonianza di una persistente capacità tecnica di alcuni gangli dell'amministrazione pubblica, e cita Ragioneria, Dipartimento del Tesoro, al di fuori del modello ministeriale, cita alcuni authorities, cita poi come esempio di una difficoltà oggi di adeguatezza tecnica il MIT e alcune sue strutture. Io sono d'accordo con Lorenzo Saltari, naturalmente, nella parte in cui evidenzia l'importanza della competenza tecnica, del valore tecnico, perché l'amministrazione possa funzionare e affrontare questioni spesso di peculiare, per così dire, complessità. E lui cita come esempio di competenza tecnica e come esempio dell'importanza che questa competenza tecnica ha avuto nella gestione di un capitolo importante, il Dipartimento del Tesoro, alle prese in questi anni con i focolai di crisi bancarie, peraltro in uno scenario normativo radicalmente mutato nel passaggio dal burden sharing al bail-in. E sono solo in parte d'accordo con Lorenzo sulle conclusioni però cui giunge. Perché è vero che, ecco, alcuni, come dire, strutture oggi hanno una competenza tecnica ancora elevata. È vero che abbiamo avuto la fortuna al Dipartimento del Tesoro in questi anni di avere Rivera, come credo che lui quasi testualmente citi, non lo so se fa i nomi. Io vorrei citare anche chi c'è sotto Rivera, per esempio la Comparato, preparatissima. Abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere in quelle, come dire, postazioni persone di grande valore, come alla Ragioneria, come al Dipartimento delle Finanze, che Lorenzo non cita, ecco, almeno in quel passaggio, ma che ha gestito partite delicatissime in questi anni, pensate alla precompilata, alla fatturazione elettronica, rivoluzioni enormi, alle DTA, va bene, no, DTA forse è meno digeribile. E quello che però è importante in un'occasione di confronto così neutrale, io penso evidenziare, è che, come dire, ci sono state, per nostra fortuna, personalità di grande rilievo, ma temo che manchi un vivaio, temo che manchi una classe dirigente interna in formazione, temo che manchi, come si esprime il professor Cassese, un manipolo di giovani capaci di sostituire Rivera. Infatti Rivera non è stato sostituito da un dirigente interno, ma da un esterno all'amministrazione. E questo io penso sia un problema per un dipartimento come il Dipartimento del Tesoro, che è centrale per il nostro paese, perché parliamo del dipartimento che si occupa del debito pubblico, della governance dei colossi industriali pubblici, Eni, Enel, CDP, che istruisce le pratiche per le garanzie miliardarie dello Stato, che concorre alla formazione degli atti del ciclo della programmazione economico-finanziaria. E la debolezza tecnica di un dipartimento come questo è la debolezza del paese. E quindi non può, ecco, un paese rischiare che manchi un vivaglio in strutture come queste. Ora, alcune idee il volume le indica, o alcune, come dire, sollecitazioni al riguardo. E le prime sollecitazioni sono quelle sviluppate da Marra nel saggio sui numeri dell'amministrazione. Alcuni numeri, come sempre, del resto, li ha dati il ragioniere generale,
e sono numeri che riguardano appunto l'andamento del personale all'interno dell'amministrazione. Non c'è dubbio che il blocco del turnover decennale nell'amministrazione pubblica abbia determinato una obsolescenza tecnica, e io vorrei aggiungere alcuni numeri che mi hanno colpito: non soltanto la riduzione del 7,2% del numero dei dipendenti pubblici, 248.000, non soltanto l'età media oggi al 50.3 ma al 54.9 nei ministeri, non soltanto il rapporto tra dipendenti pubblici e residenti, 5.5 in Italia, ma 8.5 in Francia, 7.8 nel Regno Unito, ma anche il livello delle competenze, perché di questi dipendenti solo il 62% è senza laurea. E quindi non c'è dubbio che questo, come dire, andamento ha inciso sulla debolezza tecnica delle amministrazioni. E però, come diceva il ragioniere generale dello Stato, siamo di fronte ad un'occasione storica oggi, perché il blocco del turnover è chiuso, tendenzialmente chiuso, perché nel 2022, ecco, tra i 65 e i 67 anni, ecco, ci saranno dipendenti pubblici per 270.000 e tra i 60 e i 64 per 621.000, quindi ci sono 1 milione di dipendenti pubblici al netto di quota 100 e delle sue implicazioni e dei suoi effetti. È un'occasione storica che io penso un paese alle prese con un tema amministrazione pubblica non può perdere, no? Deve, per così dire, saper utilizzare al meglio. Ma per farlo è necessario avere un piano, è necessario avere consapevolezza delle esigenze con cui l'amministrazione pubblica dei prossimi decenni dovrà confrontarsi, e un paese, ecco, che sappia quali sono le funzioni dell'amministrazione pubblica dei decenni successivi, dalla rivoluzione digitale alla crisi del welfare, alle emergenze ambientali, e sulla base di questa ricognizione elabori un piano e lo porti avanti. E non credo sia facile, perché nella nostra piccola esperienza al MEF, Daniele parlava di un concorso a funzionari, quando abbiamo provato a bandirlo quel concorso, qui c'è anche il capo del DAG che se ne è occupato, e abbiamo provato a chiedere ai dipartimenti i fabbisogni, e è stato messo su per 400 posti di funzionario all'interno di una sola amministrazione 8-7 bandi per 7 profili diversi, perché la ragioneria ne ha chiesti 2 e il Dipartimento delle Finanze, anzi all'inizio ne chiedevano 11, fui a dire al capo del DAG, beh, 11 concorsi per 400 posti mi sembra eccessivo. Ecco, però io penso che quella sia la direzione, quella di, ecco, mettere a fuoco i fabbisogni autentici di un'amministrazione, dei singoli gangli della singola amministrazione, e sulla base di quello, in chiave prospettica, selezionare il personale, chiedere le competenze. Oggi sento parlare di un concorso per funzionario pubblico unico per tutte le amministrazioni, per quiz, da gestire solo su quiz, per l'intera amministrazione. E un po' è nelle linee guida dell'aprile 18 questa voglia di accentramento delle iniziative concorsuali dell'amministrazione pubblica. Io penso che debba essere oggetto di attenta riflessione. La capisco l'accentramento per alcune funzioni comuni, omogenee all'amministrazione, ma io penso che il funzionario del MEF, e all'interno del MEF forse della ragioneria, debba essere selezionato cercando competenze diverse dal funzionario dell'ambiente, dal funzionario del Ministero dei Beni Culturali. Penso anche che l'innalzamento del livello tecnico all'interno dell'amministrazione lo si possa realizzare non soltanto diffondendo competenze di base all'interno di tutte le amministrazioni, ma rafforzando, istituendo centri ad alta specializzazione tecnica di tipo trasversale. Ci sono le centrali di committenza, e nella legge di bilancio è stato fatto il tentativo dell'Agenzia per la progettazione. Naturalmente quel tentativo ha mostrato quanto è difficile realizzare questi ambiziosi progetti in assenza di una compatta e forte volontà politica. E un terzo, ultimo, e ho chiuso, ecco, spunto, è quello riguardante, in realtà avevo anche alcune idee trasversali, ma le rilascio,
anche se erano tutte interne al MEF. Tutte interne al MEF. Mi dica lei, dottor Fubini, se ho ancora 3 minuti o no? Poiché è straordinariamente interessante, direi proprio di sì. E dunque, due idee interne al MEF, perché queste sono le idee trasversali, come reclutare e interni al MEF. Io penso che si debba, come dire, affrontare in maniera pacata, ma senza preoccupazioni di sorta, il tema della, come dire, adeguatezza dell'attuale sistema di governance e di, come dire, di governance di alcuni settori. Ora, io all'interno del MEF ho incontrato competenze elevatissime in tutte le strutture, chi più chi meno sul piano quantitativo, qualitativo. Però mi chiedo se, per esempio, la governance delle società pubbliche, cioè di colossi, degli unici forse o dei pochi colossi industriali del paese, e l'istruttoria sulle modalità di esercizio del diritto dell'azionista da parte del Ministro dell'Economia su Eni, Enel, CDP, o l'elaborazione di adeguate strategie industriali in quei colossi, ecco, non possa essere, non so se ripensata, ma considerata anche guardando ad esperienze straniere. In Francia c'è un'agenzia per le partecipazioni pubbliche, non necessariamente una, ecco, direzione composta da pochi uomini e poche donne, valorosissimi, ma pochi. Mi chiedo se, fermo il valore enorme degli uomini e ferma l'ingiustizia degli attacchi che hanno subito, mi chiedo se il debito pubblico italiano, uno dei più robusti debiti pubblici italiani, ecco, se non ci siano le condizioni per valutare che il debito pubblico italiano possa essere gestito non soltanto da quella direzione, ma, come sul modello di altri paesi, da un'agenzia del debito che in maniera strutturata, sempre, ecco, sotto il coordinamento, la direzione del Ministro dell'Economia e del Governo, appunto, gestisca un capitolo così importante del paese e di noi tutti cittadini italiani. L'ultimo spunto è quello riguardante l'attuazione. L'attuazione, ultimo spunto, ma ho davvero concluso, è un capitolo questo esaminato a più riprese dal professor Cassese in apertura, da Lorenzo Casini, è un tema, ecco, delicatissimo ma fondamentale. E in un bel volume che ho con me, Burocrazia e Riforme, Bernardo Mattarella cita un passo di Guerra e Pace di Tolstoi, in cui il ministro della guerra, richiesto dal principe di riformare le leggi militari, risponde: le leggi sono tante e non c'è nessuno per applicare le vecchie. Oggi tutti scrivono leggi, scrivere è assai più facile che eseguire. Ne parla Lorenzo Casini quando parla di tweet made law, di, diciamo, ecco, modalità di legislazione, di norme manifesto, di norme narrative. E io vi vorrei portare solo un esempio tratto dalla mia esperienza e su questo chiudo: l'esempio delle società pubbliche, delle società a partecipazioni pubbliche, di cui Bernardo Mattarella si è a lungo occupato, in prima persona occupato, e di cui si è occupato per altre ragioni il professor Cassese. Non se ne parla più ormai, anche voi giornalisti non ne parlate così tanto, ma ricordo durante il governo Renzi soprattutto, era una narrazione continua su queste società a partecipazione pubblica, ecco, senza fatturato, senza dipendenti, e tendenzialmente inutili, in gran parte inutili, o alcune inutili, ma non in gran parte inutili. E del resto i numeri dell'ultima rilevazione sono numeri importanti: 9.184 società partecipate, 100.099.000 partecipazioni pubbliche, soprattutto delle amministrazioni locali. E del resto furono quei numeri a, come dire, essere un indizio di un abusivo utilizzo dello strumento societario da parte dell'amministrazione pubblica, con le ripercussioni inevitabili sulla finanza pubblica, ma anche sul corretto dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali. E quindi di qui la riforma della pubblica amministrazione. Naturalmente non parlerò di questo, non parlerò della riforma,
Parlo soltanto a proposito di attuazione, dico e ricordo soltanto che allora ci si pose il problema di chi avrebbe dovuto attuarla la riforma, perché la riforma indica dei parametri violati i quali bisogna dismettere, ma ci si chiese chi avrebbe dovuto verificare la violazione dei parametri e poi successivamente imporre la dismissione, e ci fu un rimpallo tra Presidenza del Consiglio e MEF, non la voleva nessuno questa competenza e naturalmente finì al MEF. Finì al MEF senza però che la legge istituisse una struttura ad hoc o rafforzasse le strutture esistenti. Ecco, oggi la legge di bilancio per il 2019 ha in parte ridimensionato tutto questo, perché ha previsto che fino al 2021 non va più attuata questa parte per le società che hanno un utile medio triennale anche minimamente inutile, inutile. E ecco questa considerazione per, come dire, evidenziare che le riforme, soprattutto le riforme strutturali, innescano processi più lunghi dei governi spesso, che richiedono continuità, richiedono strutture rafforzate e richiedono probabilmente anche di essere condivise, ecco, per evitare uno stop al primo cambio, come dire, di quadro istituzionale, politico istituzionale. Grazie. Ma io direi che se continua così devo chiedere alla Fondazione Civica di darmi più carta, perché sto prendendo un sacco di appunti. Non ci hanno dotato di carta, ma adesso inizio a scrivermi sulle mani come si faceva a scuola. E credo che continuerò a prendere appunti, perché abbiamo anche una figura ad esperienza incredibile, già prefetto di Milano, consigliere di Stato, Luciana Lamorgese, a lei. Allora, anch'io volevo ringraziare per essere stata invitata a in una parterre, un parterre così importante, ed è un argomento che mi è molto vicino, perché è vero che ora sono consigliere di Stato, ma per 40 anni sono stata nell'amministrazione dell'interno con varie esperienze e quindi credo di poter dare un contributo alla discussione di oggi. Quando si parla dell'amministrazione pubblica che è in crisi, quello è effettivamente un dato di fatto che ritengo però, e questo devo dirlo, non dipende solo dall'amministrazione. Perché sicuramente condivido quello che diceva il professor Cassese, un'esondazione legislativa che ha ridotto lo spazio di discrezionalità dell'amministrazione, evidentemente anche perché non c'è una fiducia ogni volta che cambia il governo nell'amministrazione che si ritrova, e quindi si cerca di penetrare ancora più in maniera incisiva nella formulazione delle leggi, addirittura si va proprio nel dettaglio, e questo lo condivido pienamente. Però c'è anche da dire che negli anni, e questo mi pare che l'hanno detto anche gli altri relatori, negli anni l'amministrazione pubblica è stata depauperata di personale, perché noi abbiamo avuto una riduzione di organico che non è stata possibile sostituire il personale che andava via, e adesso secondo i dati che ha dato Roberto Garofoli, e sicuramente sarà così, con la quota 100 avremo un'amministrazione pubblica che avrà grandi difficoltà ad affrontare la propria attività istituzionale, perché i concorsi, anche se si faranno, me lo auguro, ma ovviamente hanno dei tempi che non consentiranno un'immediata sostituzione.
Poi devo anche dire che là dove si fanno concorsi così grandi con tanti candidati, perché ovviamente questo dipende anche dal fatto che non sono stati fatti concorsi per anni, che cosa comporterà? Comporterà i quiz. I quiz è un'attività mnemonica, non sono conoscenze concrete. Io sfido chiunque di noi a leggere quando i nostri figli fanno i quiz per entrare da qualche concorso a quiz, io sfido chiunque di noi a completarli correttamente tutti quanti. Quindi effettivamente poi soltanto chi impara un esercizio mnemonico, e anche su questo probabilmente bisogna ragionare, perché noi abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia un'amministrazione forte. Mi fa piacere che nella rivista vengano citate le due amministrazioni, oltre ovviamente l'economia, la ragioneria, il ruolo che hanno avuto nel salvataggio delle banche, ci si dilunga tanto su questo, e quindi l'abbiamo letto con grande piacere, però devo dire che si dice anche di delle due amministrazioni che sono state sottratte alla contrattualizzazione del pubblico impiego, e quali sono? L'interno e gli esteri. Allora, quando il professor Cassese dice probabilmente dobbiamo ripensare anche tutto il sistema che abbiamo portato avanti dagli anni 90 in poi, cioè della contrattualizzazione, io proprio provenendo da un'amministrazione come l'interno, dove abbiamo le due categorie, abbiamo la categoria dei non contrattualizzati, che è la categoria della carriera prefettizia, e la categoria dei contrattualizzati. Quindi so bene quali sono le difficoltà anche per quanto riguarda dare un incarico ex articolo 19 per la dirigenza, cioè la difficoltà che si trova nel lavorare insieme. Allora, quando dico che si fanno i concorsi unici, anche su questo io non condivido, perché ci sono amministrazioni specifiche, Roberto Garofoli parlava dell'economia, ma io a questo punto devo parlare anche dell'interno, come degli esteri, con quelle amministrazioni che hanno delle specificità che non possono essere, non dico confuse, ma insomma sicuramente c'è bisogno di personale che abbia una qualificazione diversa rispetto a quello che può andare in altre amministrazioni. Ne parlavo prima con Bernardo Mattarella, il discorso della formazione. Io ritengo che sia molto importante, perché proprio perché noi vogliamo personale qualificato, e sicuramente la formazione è un punto focale di tutta l'organizzazione anche dell'amministrazione pubblica. E la formazione, però noi avevamo una scuola dell'interno che era davvero una scuola che ha fatto diciamo corsi formativi non soltanto per la carriera, per i funzionari della carriera prefettizia, ma anche per il personale contrattualizzato, quello che non sono i dirigenti contrattualizzati, ma anche il personale collocato nei livelli. Oggi, per esempio, è vero che si è dovuto operare nel senso, nell'ottica della spending review, di riunificare 5 scuole e farne un'unica cosa, però quello che manca oggi, per esempio, è anche la formazione, non dico della carriera prefettizia, che bene o male riesce a fare il suo percorso formativo, ma il personale che lavora insieme ai dirigenti non fa più corsi da quando c'è stato il passaggio. Questo secondo me non è un effetto positivo di questa riforma, e quindi evidentemente se si potesse rimettere mano a questo, pur nella unicità delle strutture della scuola, visto che è tutto nella scuola nazionale, ma che ci sia un'attenzione anche riservata al personale, diciamo, chiamiamolo impiegatizio, che non è soltanto quello dirigente, perché a livello di funzionario collaborano con i dirigenti, e quindi è giusto che facciano anche loro un percorso formativo. Ma questo è importante anche per un altro
motivo. Il motivo che io vedo è che bisogna sensibilizzare il personale delle pubbliche amministrazioni. Devono rendersi conto della missione che ognuno di loro ha, ognuno nel proprio ambito, creare una sorta di motivazione, ma capendo che il loro lavoro a vari livelli, a vari gradini, può incidere su quella che è in generale l'attività della pubblica amministrazione, perché se le istituzioni funzionano, funziona anche lo Stato. E che cosa deve funzionare? Innanzitutto ci sono dei principi basilari. Io parlo della mia esperienza: per 40 anni sono stata nell'amministrazione dell'interno con vari incarichi, tra l'altro anche come capo dipartimento delle politiche del personale, quindi ben sapendo i vari aspetti e le varie difficoltà che si trovano nel governare strutture così ampie. Però sicuramente bisogna avere uno spirito di appartenenza, che si deve alimentare proprio con tutta la formazione possibile, lavorando insieme, perché oltre che la professionalità occorre la disponibilità, occorre la sensibilità, bisogna lavorare con il cuore, bisogna lavorare con la massima professionalità, perché quello che è lo specchio dell'amministrazione pubblica siamo noi, e se un'amministrazione funziona è perché la facciamo funzionare noi. Oggi che cosa ne abbiamo parlato poc'anzi con gli altri relatori, si parlava della trasparenza, dei principi di trasparenza, dei principi che oggi sono fondamentali, visto che oggi proprio c'è stata tutta questa polemica sulla di corruzione in vari punti d'Italia, in Lombardia, in Calabria. Ecco, allora la corruzione secondo me è un punto importante su cui dobbiamo discutere, e che deve essere un elemento, perché va a incidere anche sull'economia, perché sulla competitività dell'Italia, cioè ha degli aspetti di rilievo che vanno a incidere sulla, non soltanto sull'amministrazione, sull'istituzione e quindi nei confronti delle altre amministrazioni, ma vanno a incidere su quello che è un concetto dell'Italia, il futuro dell'Italia, perché se non c'è questo principio di competitività, perché ritengono, si ritiene che l'Italia sia corrotta, questa è una cosa sbagliata. Di passi avanti ne sono stati fatti tanti. L'altro giorno proprio parlavo con il presidente dell'anticorruzione e diceva lui che in effetti soprattutto in materia di trasparenza abbiamo acquisito 10 punti in più rispetto all'anno scorso, e quindi è importante questo. Però devo dire che anche tutte queste regole hanno comportato un freno all'attività delle amministrazioni, perché le amministrazioni oggi, se devono firmare un provvedimento, ci pensano i controlli della Corte dei Conti, laddove ci sono ovviamente la Corte dei Conti, che c'è il rischio poi di andare a processo in seguito, fa sì che un freno rappresenti un freno. E la stessa cosa diceva ovviamente il presidente dell'anticorruzione, che sono subissati di richieste di pareri dalle amministrazioni che non vogliono più assumersi la responsabilità nell'adottare provvedimenti. Questo secondo me è un elemento che ci deve far pensare, perché se la Procura Generale della Corte dei Conti ti mette sotto processo, se tu funzionario pubblico temi qualunque di assumerti una responsabilità perché pensi che è meglio non fare che fare, oppure se lo devi fare devi avere a supporto pareri da parte della
della Corte dei Conti, dell'ANAC e quant'altro, questo vuol dire che noi abdichiamo a un nostro ruolo, il ruolo di dirigente. Su questo punto io quello che dico sempre, che un elemento importante è la responsabilità. Che cos'è il concetto di responsabilità? Vuol dire la possibilità di fare delle scelte sapendo che le tue scelte vanno a ricadere su altri, e quindi la possibilità di farlo, ma farlo senza costrizioni, in piena autonomia, mai farsi tirare la giacchetta. Il rischio è quello delle interferenze che ci sono a vario titolo, un funzionario pubblico, ecco, deve essere in grado di, proprio perché diciamo rappresenta l'istituzione, deve creare la fiducia nelle istituzioni, non soltanto crearla ma mantenerla, questa figura, questa è un senso di responsabilità. E secondo me, io quando lo dicevo anche ai funzionari del Ministero dell'Interno, dicevo, secondo me voi dovete sempre operare secondo delle vostre regole, che sono le regole di legalità, le regole che devono essere in linea con quelle che sono le normative, non c'è altro. Certo, ci può essere l'interpretazione più o meno positiva, però occorre operare secondo una direttrice unica, senza farsi tirare la giacchetta da nessuno. Purtroppo questo capita. E allora l'importante, secondo me, ecco, con questo chiudo. No, volevo dire anche un'altra cosa a proposito della contrattualizzazione che c'è stata e del ruolo poi che hanno avuto i sindacati nella vita delle amministrazioni pubbliche. Io l'ho vissuto proprio da capo di dipartimento. C'è stato un eccesso di presenza dei sindacati, di cogestione con le amministrazioni pubbliche, che adesso, diciamo, è stato messo un po' un freno, ma quando si facevano le contrattazioni integrative che davano risorse, venivano date tante volte a pioggia, e questo era un po' una regola generale. Quindi non lo dico per il Ministero dell'Interno, ma era una regola generale, perché c'era questa attività di cogestione con l'amministrazione pubblica. E secondo me questo, ecco, vuol dire deresponsabilizzare i funzionari, che devono sapere fin dove si può arrivare, e quindi è un concetto sempre lì, ritorniamo sempre sul concetto della responsabilità. Il Ministero dell'Interno, certo, io, come Roberto parlava del Ministero dell'Economia, io ovviamente parlo della mia amministrazione, che ha dei compiti rilevantissimi. Un prefetto svolge in maniera silente, ma in un'attività che viene riconosciuta. Perché? Perché c'ha quei principi cardine che dovrebbero essere, diciamo, viste un po' nell'amministrazione pubblica in generale: la terzietà, la capacità di ascolto, la capacità di operare per il riconoscimento e l'affermazione dei diritti, i diritti di libertà. Secondo me questo è un elemento importantissimo, cioè riuscire a coniugare quella che è i diritti di libertà con le esigenze dei cittadini. Nel momento in cui riconoscono che c'è effettivamente un'autorità che rappresenta lo Stato, perché se lo Stato esiste e se le pubbliche amministrazioni esistono, vuol dire che sono due essenze che devono lavorare insieme, perché uno Stato che funziona è quando le amministrazioni pubbliche, le istituzioni funzionano, ma funzionano nella legalità e riescono a dare fiducia ai cittadini.
perché diciamo la verità, tutte le istituzioni pubbliche, tutti, non solo l'interno, ma tutte le istituzioni lavorano soltanto per un principio che è nobile, quello di dare aiuto al cittadino e di andare incontro. Ognuno lo fa nell'ambito proprio, noi lo facciamo nell'ambito della sicurezza, l'economia lo fa la ragioneria per quanto riguarda i conti pubblici, cioè perché l'Italia funzioni occorre che ognuno faccia la sua parte, e allora secondo me ognuno di noi lo deve fare con professionalità e secondo la propria specificità, ma anche con molta, avendo il senso dello Stato, il senso del dovere. Questo secondo me da qua bisogna partire. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Mentre parlava non ho potuto fare a meno di pensare che la persona che forse ha uno dei ruoli più che ha avuto per tanti anni uno dei ruoli più delicati che ci possa essere nell'amministrazione, la gestione del debito, dunque la responsabilità, è stata sotto accusa per tanti anni con delle richieste pecuniarie assolutamente esorbitanti che poi sono finite in una bolla di sapone, però questi eventi rischiano anche di dare i messaggi sbagliati all'amministrazione, perché rischiano di insegnare alle persone di non comportarsi nel modo in cui lei diceva, ma con questo do la parola molto volentieri al professor Bernardo Mattarella, che di questi argomenti è maestro e ha poca bisogno di presentazione da parte mia. Prego. Grazie. Il fascicolo della rivista trimestrale di diritto pubblico che presentiamo è stato scritto in massima parte da professori di diritto amministrativo, e questo mi sembra già significativo, perché è un po' un piccolo riscatto. Appartengo anch'io a questa categoria, e come dire, questo fascicolo dimostra che la scienza del diritto amministrativo è capace, ecco, di scrivere un volume che un economista riesce a capire quasi integralmente, non soltanto a commentare o a ragionare intorno all'interpretazione più o meno astrusa delle norme, ma anche a esaminare i problemi e anche a individuare i punti critici, a ricostruire un sistema, individuare anche qualche soluzione. E forse è un po' un riscatto anche, diciamo, della categoria dei giuristi in generale, forse dello stesso diritto amministrativo, rispetto a quelle accuse che è del giudice amministrativo che viene spesso incolpato di colpe non sue, come già è stato detto. A me è capitato ogni tanto, parlando con esponenti politici che si lamentavano delle irrazionalità, delle anomalie, delle disfunzioni del diritto amministrativo, di dire: sì, è vero, il diritto amministrativo italiano è pieno di irrazionalità e la colpa è tutta vostra, cioè di voi politici che queste norme le fate, non certo colpa di noi studiosi e neanche dei giudici che le devono applicare. In effetti così ho già in qualche modo individuato quello che è un po' il colpevole principale. Questo volume non è un giallo, perché il colpevole principale emerge già fin dalle prime pagine, appunto chi fa le norme, però in realtà non è solo quello il colpevole. Questa è una strana vicenda in cui ci sono tanti colpevoli e tante che sono allo stesso tempo vittime di questa sorta di circolo vizioso di cui parlava prima Daniele Franco. Questo fascicolo mi sembra importante anche perché in qualche modo è il riscatto non solo in generale della categoria dei giuristi o del diritto amministrativo, ma soprattutto dei principi del diritto amministrativo, perché in fondo quello che si legge continuamente in tanti dei contributi di questo volume è la mancata attuazione di alcuni principi del diritto amministrativo: il principio del concorso correttamente inteso, il principio di semplificazione, e vari altri esempi che potrei fare, che soccombono a fronte di questa abbondantissima produzione di norme, di micronorme, di dettaglio, norme settoriali, norme che in vari modi smentiscono questi principi e che producono un effetto, come dire, di inflazione, però di inflazione selettiva, perché le norme di dettaglio che regolano minutamente il funzionamento dell'organizzazione delle amministrazioni vengono applicate, come quelli che appunto finiscono per non essere applicati sono i principi virtuosi a cui le nostre norme generali si ispirano. Noi abbiamo tante bellissime leggi generali che però poi vengono spesso dimenticate da tutti noi, dimenticate anche a volte
volte da noi studiosi, dai giudici, dal legislatore stesso. Ecco, questo fascicolo poi propone, come abbiamo ascoltato, ampiamente un bilancio, un po' un assessment dello stato della pubblica amministrazione italiana, e il bilancio, ovviamente, l'avete ascoltato, diciamo, è abbastanza negativo. La cosa più ottimistica di questo volume è il titolo, perché almeno lì c'è un punto interrogativo, perché poi tutto il resto, insomma, quasi. Perché? Perché il sistema amministrativo italiano, l'amministrazione è debole, l'amministrazione travolta è soggetta a due invasioni: da un lato l'invasione di un eccesso di norme, dall'altro l'invasione dell'eccesso di controllori. Non ha pochi indirizzi, non funziona il circuito del rapporto con la politica, e nel complesso ha gli incentivi sbagliati, come lo dicevano adesso chi mi ha preceduto, perché è soggetta a incentivi negativi ed è priva di incentivi positivi. Incentivi negativi, le varie forme di responsabilità, dove il problema con cui forse si può sintetizzare molte delle cose che si leggono nel fascicolo è: la logica della responsabilità dei pubblici funzionari è sempre una logica che si concentra sul singolo atto, sull'attuazione della legge nel caso concreto, e prescinde dal rendimento, dai risultati che il funzionario, il dirigente produce. E magari un dirigente bravissimo, però sbaglia una volta. Ecco, nel settore privato un dirigente bravissimo che sbaglia solo una volta ogni tanto probabilmente verrebbe premiato; nel sistema amministrativo invece, ecco, non viene riconosciuto il diritto all'errore, che secondo me dovrebbe un po' in qualche modo ispirare anche il regime della responsabilità dell'amministrazione, e quindi questo genere l'amministrazione difensiva di cui scrivono Battini e De Carolis. E anche riguardo, e quindi c'è un problema di eccesso di norme, c'è un problema di eccesso di forme di responsabilità, e anche le responsabilità si inflazionano, perché poi abbiamo processi penali che non funzionano più, non finiscono mai, non sono una vera minaccia, o meglio, la sanzione è di per sé l'azione penale, l'essere sottoposti, il doversi presentare davanti a un procuratore pagando un avvocato magari solo perché qualcuno ha fatto una denuncia più o meno fantasiosa, il fatto di essere soggetti per qualche anno al procedimento penale, alle indagini, e lo stesso in realtà anche la responsabilità erariale è nella sostanza un'arma abbastanza spuntata, se andiamo a vedere i dati sull'esecuzione della sentenza della Corte dei Conti. Non si pagano quasi mai, è bassissima la percentuale di sentenze di condanna che poi vengono pagate. Quindi ci sono incentivi negativi e mancano gli incentivi positivi. Perché mancano gli incentivi positivi? Perché non si fa attenzione ai risultati, non si dedica abbastanza attenzione ai risultati. Su questo trovo illuminante una frase di Battini e De Carolis, che dicono: c'è un differenziale di sviluppo fra il diritto amministrativo della responsabilità, che è estremamente evoluto, perfezionato, e il diritto amministrativo dell'efficienza, che invece è rudimentale, non funziona. E anche la vicenda della valutazione, in fondo, dalla legge Brunetta, quindi in questi 10 anni, dalla legge Brunetta in poi, lo dimostra, perché quella della valutazione è in qualche modo una funzione peregrina, che prima è stata affidata alla Civit, poi è stata quasi morta, adesso è affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica. Nessuno per esempio ha pensato di darla alla Corte dei Conti, che forse poteva essere anche un soggetto che poteva essere un candidato naturale. Anche su questo, ecco, Elisa D'Alterio scrive cose molto interessanti sulla Corte dei Conti e sul fatto che non si è mai fatto una riflessione, un'ampia riflessione adeguata sul suo ruolo nell'ordinamento. A fronte di questi incentivi negativi, assenza di incentivi positivi, ecco, questo genera anche un processo per cui, ecco, qualcuno già lo ha accennato, gli obiettivi strumentali finiscono spesso per prevalere su quelli finali. Questo nella disciplina dei concorsi è evidentissimo: i concorsi pubblici dovrebbero servire a selezionare i migliori, normalmente sono strutturati in modo da prevenire ogni possibile
anche ipotizzabile o anche non ipotizzabile realisticamente forma di malcostume, con delle regole che arrivano a livelli di complicazione, di irrazionalità tali per cui l'obiettivo di selezionare i migliori viene assolutamente dimenticato. E ecco, questo purtroppo capita spesso, cioè l'obiettivo di prevenire il malcostume, l'obiettivo della trasparenza, l'obiettivo di prevenire la corruzione, eccetera, sono cose importantissime, ma sono sempre obiettivi, come dire, secondari rispetto all'obiettivo di soddisfare interessi pubblici. Noi abbiamo anche amministrazioni comunali che ogni tanto decidono semplicemente di non concludere contratti, perché se si conclude il contratto c'è il rischio di corruzione, allora meglio non soddisfare l'interesse pubblico, non riparare le strade, così sicuramente se non si fa il contratto per la manutenzione delle strade sicuramente la corruzione non c'è, però forse anche si abbandona, ci si chiede a che servono le pubbliche amministrazioni. A fronte di tutta questa situazione succede un po' quello che diceva Luciana Lamorgese, la gente chiede pareri alla Corte dei Conti, all'ANAC, alla Ragioneria Generale dello Stato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, c'è una fuga verso le aree di irresponsabilità. Ecco, questi sono soggetti che sostanzialmente non rispondono o difficilmente rispondono delle loro pronunce, oppure ci si rivolge al soggetto che istituzionalmente fa scelte libere e quindi non risponde delle sue decisioni, cioè il legislatore, perché in fondo sappiamo tutti che tutto quell'eccesso di norme di cui parlavamo prima è un eccesso di norme che nasce nella maggior parte delle ipotesi all'interno delle amministrazioni, che scaricano sul legislatore le loro decisioni e quindi non è che non decidano, solo che decidono per interposta persona. E ecco, nel complesso quindi abbiamo questo fascicolo, ci descrive un sistema in cui ecco, noi tutti aspireremmo a un sistema, a un ordinamento, a un governo della pubblica amministrazione con poche norme, pochi controlli, però quelle norme vengano applicate rigorosamente e chi sbaglia paghi seriamente. Invece abbiamo un sistema con molte norme poco rispettate e molti controlli poco efficaci. Cioè è un atteggiamento un po' che, come dire, spesso comprensibile, perché si fanno tante norme un po' per le ragioni che abbiamo detto, un po' per legittima sfiducia nell'amministrazione, perché a volte ecco, il professor Cassese fa sempre l'esempio che cita della norma che serviva a far chiudere una sede di un ministero, però senza quella norma quella sede del ministero non sarebbe chiusa, perché lì c'era, come dire, quella norma serviva nel caso concreto. E, ecco, per un po' recuperare da tutto questo pessimismo in cui questo bilancio inevitabilmente ci conduce, ci sono naturalmente anche gli aspetti positivi. Qualche aspetto positivo nel bilancio che troviamo in questo fascicolo c'è, per esempio quelle amministrazioni di elite di cui parla Lorenzo Casini, ma anche il ragionamento che fa Luisa Torchia sul processo amministrativo, che in fondo è un processo che funziona bene. E sui concorsi pubblici, ecco, probabilmente le norme del 2016 sono un po' un'occasione sprecata, però qualche forma di modernizzazione sui concorsi pubblici ci sono, ma poi direi soprattutto ci sono delle eccellenze nella nostra amministrazione. Alcune di queste eccellenze sono rappresentate in questo tavolo, il corpo prefettizio, la Banca d'Italia, o anche corpi non amministrativi come il Consiglio di Stato che vengono prestati all'amministrazione, anche se questo naturalmente è un fattore di debolezza. Un'amministrazione che ha bisogno di prendere a prestito i vertici da altre carriere è evidentemente un'amministrazione debole, però a fronte di questo, anche la mia esperienza personale è che a fronte di questo ci sono persone di straordinario valore in tutte le amministrazioni che nonostante tutte queste difficoltà riescono anche a governare bene le amministrazioni. E come affrontare tutti questi problemi? Alcuni contributi del fascicolo suggeriscono anche una serie di rimedi. Naturalmente, a fronte di una situazione in cui ci sono tanti colpevoli, tanti problemi, questo circolo vizioso, problemi che si alimentano reciprocamente, non c'è una ricetta magica, naturalmente. I rimedi possono essere di tanti tipi, a diversi livelli, anche a livello costituzionale, come suggerisce a un certo punto Elisa D'Alterio, oppure, ecco, prima si parlava
della riserva di amministrazione. Forse un modo con cui si potrebbe porre un argine a questo, all'eccesso di norme, è una previsione costituzionale che limiti il ruolo del legislatore nei confronti della pubblica amministrazione. Questa è una delle tante riflessioni su cui che forse andrebbe fatto. Sicuramente molti rimedi non appartengono al campo del diritto amministrativo, ma ad altri campi, per esempio quello del diritto costituzionale. La durata breve dei governi è drammatica dal punto di vista del funzionamento delle amministrazioni, dal punto di vista dell'attuazione delle riforme di cui parlava prima Roberto Garofoli. C'è un problema di risorse che ci ha detto prima Daniele Franco sono impressionanti. Noi abbiamo un'amministrazione nella quale investiamo poco, e quel poco spesso lo investiamo male, perché non investiamo appunto sul capitale umano, sulla scuola, sull'istruzione, pur avendo gravi deficienze da questo punto di vista, sulla qualità del personale. Però io credo che un buon metodo per cominciare a affrontare questi problemi sia applicare le leggi che ci sono. Ecco, se per esempio se si applicasse correttamente il regolamento del Consiglio dei Ministri, la qualità con tutto quello che significa in termini di termini di distribuzione di diramazione dei provvedimenti e quant'altro, se si applicasse seriamente il regolamento sull'analisi di impatto e la regolamentazione, tante norme probabilmente non vedrebbero la luce, e quelle che vedono la luce sarebbero di qualità un po' migliori. Se applicassimo seriamente i principi di cui parlavo prima, se applicassimo seriamente il principio del concorso, se applicassimo seriamente il principio di semplificazione, questa è anche un po' una responsabilità nostra dei professori di diritto amministrativo. Diamo la giusta importanza quando insegniamo il diritto amministrativo, per esempio, al principio di non aggravamento del procedimento, e i giudici danno adeguata importanza a questo principio, o danno adeguata importanza al principio del termine del procedimento? La risposta è no, perché i giudici amministrativi trattano male l'istituto del termine del procedimento. Se cominciassimo a prendere sul serio le norme che abbiamo, anche le norme, come dire, non solo i principi, ma anche la norma che prevede che il corso concorso alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione si faccia ogni anno, se applicassimo seriamente tutte queste norme, già credo che avremmo fatto un buon passo avanti. Grazie. Grazie professore. Il professor Cassese, vi posso assicurare che ha preso forse anche più appunti di me. No, però solo su un foglio. Solo su un foglio, perché ha una scrittura assolutamente leggibile. Da lui stesso leggibile. Ed è la forza anche intellettuale dietro questo fascicolo che ha tirato fuori tanti spunti molto interessanti, e dunque gli do la parola. Prego. Perché un gruppo di studiosi di Roma, ma anche di Milano, di Pavia, di Siena, di Palermo, di Catania, e ho indicato solamente gli estremi dell'Italia, si sono riuniti per scrivere questo fascicolo? Perché noi abbiamo avuto la sensazione che la pubblica amministrazione oggi sia in una morsa. Voi sapete, la pubblica amministrazione è il tramite tra la società e lo Stato. Ha una pessima fama presso la società e gode della più completa sfiducia da parte dello Stato, intendendo lo Stato governo. E quindi si trova davvero in una morsa ed è il momento peggiore nella storia della pubblica amministrazione, questo in cui si trova la pubblica amministrazione. Ora, tutte le indagini che sono state fatte, l'indagine applicata, dell'amministrazione applicata, ne cito solamente due, la Confederazione dell'Artigianato sulle procedure per aprire un'attività artigianale, no? Oppure lo studio della Sonime sulla costruzione delle infrastrutture in Italia, ci dimostrano che questo non è vero e che in qualche modo viene caricata sull'amministrazione responsabilità che risalgono da un lato al governo stesso, al corpo politico, e dall'altro
alla società. E quindi l'amministrazione in qualche modo c'ha sulle spalle, deve correre con sulle spalle anche giudizio negativo sulle attività che vengono svolte dall'uno e dall'altro. Quelle relative al governo, perché scusate, quando un ministro della Repubblica dichiara che il suo sogno è fare delle leggi autoapplicative, secondo voi che cosa vuol dire? Vuol dire io dell'amministrazione non ho fiducia e quindi debbo eliminarla, debbo escluderla da un processo di decisione. Quando il governo non investe nella pubblica amministrazione e non fa concorsi, e che cosa fa? Crea un incentivo negativo. Quando si prevedono controlli preventivi, che cos'è secondo voi un controllo preventivo? È un angelo custode, io non ho fiducia di te, quindi bisogna che ti metta accanto un angelo custode in modo tale che quando prendi una decisione ci sia quello che la prende con te, perché questo è controllo preventivo, è una forma di cogestione. Quando si esternalizzano delle funzioni, e non sono di oggi perché la Cassa per il Mezzogiorno è del 1950, va bene, le opere straordinarie, forse sì, è la Cassa del 50, e chi abbia letto il dibattito parlamentare sa bene che sostanzialmente è una dichiarazione di sfiducia nella pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di un organismo fuori dalla pubblica amministrazione. Che cosa è successo quindi? È successo che l'amministrazione sempre più non fa ma fa fare. E come ha detto un ministro che è in carica, molto acutamente, secondo me, a furia di far fare non sai più che cosa devi fare. No, è così, perché, capito, ti allontani dall'attività che deve essere svolta. E quindi voi vedete che queste sono tutte responsabilità del corpo politico che vengono imputate all'amministrazione, perché l'amministrazione è il terminale ultimo per i cittadini, no? E quindi viene imputato sempre al terminale ultimo, quello che sta a contatto col cittadino, tutte le responsabilità pregresse che risalgono a degli corpi estranei. Questo non vuol dire che l'amministrazione poi non abbia le sue responsabilità perché è indebolita, perché è impaurita, come è stato raccontato molto bene qui, ma certamente questo è un... E poi ci sono le responsabilità anche della società. Cioè, noi abbiamo una cultura organizzativa diffusa modestissima rispetto agli altri paesi. Noi non abbiamo avuto, vi faccio tre nomi per farvi sorridere, ma qualche fondamento ce l'hanno, non abbiamo avuto né Lutero, né Taylor, né von Clausewitz, va bene? Ecco. Perché Lutero ha insegnato che cos'era il Beruf, che è il compito, la funzione, dalla seconda lettera ai Corinzi di Paolo, la traduzione, e la parola Beruf nella cultura tedesca è entrata tramite Lutero, perché Taylor ha insegnato come si lavora nella fabbrica, cioè lo scientific management, e von Clausewitz come si organizza la guerra, e sono stati questi i tre grandi educatori, formatori di cultura organizzativa diffusa. Nella nostra società non l'abbiamo. Anche le industrie private hanno forti debolezze organizzative. Andate a parlare con qualunque amministratore delegato di banche, per esempio, vi diranno che loro hanno dei grossi problemi perché debbono, come dire, superare queste difficoltà di cultura organizzativa diffusa nel paese. Ecco. Naturalmente i rimedi sarebbero molti, ma io non indico due. Il primo è, secondo me, la pubblica amministrazione deve far sentire di più la sua voce. Nel nostro paese la pubblica amministrazione, cioè i funzionari dello Stato, non hanno fatto sentire da 70 anni la loro voce. E c'è stato solo un momento nella storia italiana in cui l'hanno fatto sentire, che è stato un secolo fa, quando Turati è in qualche modo svegliato una cultura dall'interno. E quindi che cosa succede? È una cosa molto semplice, che quelli che parlano non sanno e quelli che sanno non parlano.
E se non c'è la comunicazione tra il parlare e il sapere, voi sapete, questo, quindi ogni volta anche noi professori di diritto, ma voi da che cosa pensate che avesse tratto la sua cultura organizzativa Giannini, per esempio, che è stato un bravissimo ministro della funzione pubblica, brevissimo almeno nel fare i disegni di riforma, semplicemente dalla sua attività di avvocato e di consulente di segretari comunali che gli scrivevano gli ponevano dei problemi che lui cercava di risolvere, e lui conosceva, ma questa pratica la conosceva tutta per casi, mai per statistiche, mai per dati aggregati, e quindi questa era una cultura estremamente limitata. Questo è un problema della stessa pubblica amministrazione, dovrebbe farla conoscere. E poi ce n'è un altro che, giusto perché siamo alla fine, vi racconto con una storiella che è scritta però da un ragioniere generale dello Stato, il quale racconta un episodio che si svolge al Viminale tra De Bellis, ragioniere generale dello Stato, e Mussolini. Mussolini, con aria burbanzosa, entra De Bellis e gli dice: Eccellenza, perché allora anche il Duce si rivolgeva così al capo della ragioneria, Eccellenza, mi parlano molto male di lei. E De Bellis immediatamente: Duce, il giorno in cui le parlano bene di me mi deve licenziare. Voi avete capito a che cosa mi riferisco. Hanno parlato molto male anche di varie persone a questo tavolo, e dunque questa è senz'altro un'ottima notizia. Ringrazio tutti, è veramente straordinariamente interessante. Professore, mentre lei parlava, io credo che abbiamo tempo per qualche domanda. Mentre lei parlava mi veniva in mente un test comportamentale al quale assisto tutte le mattine. Vicino a casa mia c'è un bar. Fortunatamente ci sono abbastanza parcheggi, diciamo, in un raggio di 50 metri dal bar. Ma ci sono sempre auto in doppia fila davanti al bar. Questo che cosa le dice? Che le persone stanno esternalizzando sugli altri i costi di non fare 30 metri a piedi. Sulla base dell'aspettativa che se non lo fanno loro lo faranno altri e che non saranno sanzionati. Questo mi fa venire in mente Making Democracy Work, il lavoro di Putnam, no? Che a un certo punto aveva mandato lettere alle varie amministrazioni regionali e contava i giorni che servivano per avere una risposta o per non averla, e li metteva in correlazione con il livello di capitale sociale dei vari territori, misurabile nel numero, per esempio, della densità delle associazioni di volontariato, e con il tasso di crescita economica, e vedeva che c'era una correlazione stretta fra i tempi di risposta della lettera, la presenza di capitale sociale, cioè di associazioni, di comportamenti sociali, non parcheggiare in doppia fila, e la crescita economica. Dunque ci sono delle dimensioni complesse. Vedo che Daniele Franco mi guarda con attenzione perché viene dalla zona dove le lettere tornavano più in fretta nel test di Putnam. E allora io mi fermo, che è il nord-est, mi fermo qua perché immagino ci siano domande, l'argomento è veramente interessante. Prego, credo che ne possiamo prendere insieme tre e poi... Va bene, allora vuol dire che siamo stati esaustivi. Io vi ringrazio i nostri partecipanti e vi auguro una buona serata.